Bentornati con Mrs. Pac-Man. In questa parte si comincia il mondo cinese, ovvero il mio preferito. Prima però c'è il filmato di introduzione che c'è prima di ogni mondo, in cui il dottor Pac-Man ci dice qualche fregnaccia. Che in questo livello non ricordo se possiamo prendere tutto fin da subito oppure no. Questo è il dragone che me lo sta mettendo nel culo. Corri, scappaci il dragone, merda di cazzo, riportaci il dragone. Adesso ci spiega come usare queste cabine, che in pratica possiamo girarci, andare da altre parti. Non c'era la ciliegia sin da subito in questo livello? Ah sì, eccola. È troppo bello questo mondo, dai cazzo. No, quella gran puttanata del mondo di ghiaccio, che è quello che mi sta più sul cazzo di tutti. Che il mio preferito è questo. Poi sta quello di Halloween, terzo, primo, quello dell'Egitto e ultimo, quello appena concluso. Diamo la vita. Lì. Ecco, eccolo qua. E lì come faccio a prendere la ciliegia? E io che cazzo ne so? Ah, ecco. Ah, ecco, è saltato tutto in aria, benissimo, possiamo andare avanti quindi. Era più semplice del previsto. Ok, andiamo di qua. Attenzione a questi cosi che ci bruciano vivi. Guardate questi fuochi d'artifici, sentiamo quei fuochi d'artifici. Cioè, se li premiamo otteniamo molti punti. Ed è anche molto bello alla vista. Tu esplodi. Tu mettiti qui. Perfetto. Se passiamo con la TNT su quel coso saltiamo in aria. Quindi meglio non passarci, morale della favola. I figli di puttana troia come mi mancavano quando mi stanno sul cazzo. Cristo, quando li odio. Morto. Potrebbe essere questo quello che va là, vediamo un po'. Sì, dai, è questo. 2, 1, boom. Molta roba da prendere qui. Questo livello, se non sbaglio, è molto molto lungo, come tutti i livelli da mo' fino alla fine del gioco. No, ce n'è uno corto, il primo di Halloween, se non sbaglio. Qui è molto lungo. Credo che non ce la farò più a fare due livelli in un video. Tutto semplice a questo punto. Questo qui sembra se faccio subito, altrimenti me lo prendo direttamente dallo straculo. Uno, boom. Rischio. E qui?
ecco qui. Fregna di capra, troia puttana, meno male che posso tornare indietro lo stesso nonostante la caprata appena fatta. Cazzo. Fammi salvare, devo controllare una cosa. No, non si può andare. So che rischio che ho preso di non poter più ritornare qui. Rischio inutile. Ho rischiato di non poter più andare qui. E avrei saltato due pack pallini e non sarebbe stato bello. Extra life. Beh, da lì siamo già andati. Devo stare molto attento qui ai trampolini, visto che possono essere usati in più angolazioni. Per questo che mi piace questo gioco, giusto per tutti i puzzle che ci sono, è molto divertente. Vediamo un po'. Prendiamo tutti i pack pallini da qua e poi andiamo a vedere i vari punti con i trampolini. Tipo questo. Qui cosa c'è? Ora andiamo di qua. No. Ah, ecco, devo fare tutto il giro. Salviamo, che non ricordo molto. Che cazzo, ho sbagliato. Ho capito ora però come si fa. Devo metterlo qui. Esatto. Rifacciamo tutto il giro da bravi coglioni per la quarta volta. No, quarta volta no, però. E vai, anche fuochi d'artifici per punti extra. Ok, devo passare allora. Aia, aia. No, non si può andare da... Sì, si può andare. Curiosità, curiosità, momento, momento. Come cazzo faccio ad andare di lì? Se non ho né chiave né niente. Punto di domanda. La risposta è in questo punto. Me lo credo. Corri, scappaccia il Nemesis, merda di cazzo, riportaci il Nemesis. Abbiamo tutti i pack pallini. Qui si sale. Ci può saltare tutto in aria. Visto che non rimaniamo coinvolti in nulla. Che qui c'è una chiave. Errore. Ho capito tutto. Se con la TNT non esplode ho capito tutto. Ok, così ho capito. Non è molto difficile. Ora devo trasportare questa lì sopra. 4 3 2 1, boom. Sì, otteniamo anche questa cosa. Adesso che abbiamo ottenuto la chiave possiamo andarcene prossimamente a fare in cu. Mica tanto, qui non è ancora finito il labirinto. Ora sì. Sbaglio, ci manca solo un frutto. La chiave rossa dove cazzo si prende, visto che indietro ho saltato delle robe, cavolo, non vorrei averla saltata. Non dice un'altra chiave. Ho capito. No.
So solo che lì c'è un'altra chiave. Che però potrebbe essere la chiave per uscire dal livello e non sarebbe buona come cosa. Allora, per ora prendiamo tutti i pallini qui. Che visto che in questo livello non ci dovrebbero essere chiavi, quindi possiamo prendere tutto già da subito. Li approfittiamo. Non si può nemmeno tornare indietro, quindi con la chiave o l'altro ora me lo prendo nello straculo. Speriamo in bene. Pensavo fosse la chiave, invece ho solo fuochi d'artificio. Ah, pensavo che fosse la chiave che cercavamo. Che casino di chiavi, che casino di chiavi. Che casino. Eccola la chiave rossa, sì, cazzo. Quindi non ho sbagliato nulla. Quindi non ho sbagliato nulla. Posso prendere il 100% nel livello. Nanna nanna nanna. Sì, cazzo. Andiamo a prendere ciò che ci spetta. Di diritto. Andiamo a prendere. Nanna. Corri, scappaci Nemesis, cazzo di merda, di cazzo di infarto di cuore. Fregna di capra, ma da qua si va avanti, ho sbagliato tutto, no, ho sbagliato tutto questo livello, ho sbagliato tutto, ho sbagliato tutto, ho sbagliato tutto, ho sbagliato tutto, ho sbagliato che cosa? Tutto? Oltre sto cazzo. Però da qua non salvo ancora niente, no? Almeno prendiamo questa roba. Poi non ho più salvato. Quindi salviamo il salvabile. Recuperiamo il recuperabile. Posso ancora. Il cazzo di creep. Figli di puttana, figli di puttana. Figli di puttana. Secondo! Ma io posso ancora tornare indietro e recuperare qualcosa che avevo saltato. Qui avevo saltato un pack pallino. Ok, posso ancora completarlo al 100% il livello. Non è ancora finita, non è ancora finita, non è ancora finita. Siamo ancora in corsa per completare il livello. Porco Giuda Caino, pensavo di averlo preso nel culo. Invece non è vero. Non è ancora, ce l'abbiamo nello straculo. Ah, siccome il tempo in questo video è quasi finito, cioè, ce la faccio a finire il livello. Però poi avanzano 7 minuti. Stavo pensando che porca puttana non è da qui che devo andare. Dove cazzo è? Stavo pensando che in questo tempo potrei fare il livello extra del secondo mondo. Sempre se riesco a uscire da questo livello di cazzo. Sempre. Sì, dai, poi ce la faccio a fare il livello sulla barchetta, che sarebbe il livello speciale di questo cribbio di mondo. Però spero di non aver saltato altri pack pallini, altrimenti sarebbe una vera inculata dato tutto il casino che ho fatto per completare al 100% questo livello. Corri, scappaci Nemesis, merda di cazzo, riportaci Nemesis. Meno 14, meno 9. Sono tutti perfetto, 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 perfetto. Ho preso tutto in questo fastidioso livello. È stato divertente anche perché ci sono riuscito alla fine.
Quindi qui mi manca solo il time trial. Posso fare un livello speciale? No. E che faccio ora in questo tempo, scusa? Faccio questa roba che ho saltato in precedenza. Sì, ma non vado per vincere la gara, vado per prendere tutti i pack pallini e tutti i frutti. Quindi lo scopo non sarà vincere la gara, ma prendere le altre due stelle. Siamo attenti, andiamo piano. Ok. Poi rifarò questo livello per vincere anche la gara e prendere la terza stella. Diciamo che i livelli extra li faccio quando nei video mi avanza del tempo. Cazzo. Merda. Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo. Oh cazzo, mi si è rotto il cazzo. Ok, benissimo. Vorrei togliermi uno sfizio personale e andare a controllare una cosa dietro. Beh dai, se non ho preso tutto me lo prendo dallo straculo, semplice, no? Ah, questi figli di puttana mi aspettano. Per rompermi il cazzo, giusto. Dai, figlio di troia, spostati. Devo prendere il pack pallino. Guarda che figlio di puttana! Ma il bello è che non sa che gli morirà la madre, quindi lui è nero di tutto. Dai, dai. Dai, cazzo. 73, 75, 75. Devo andare da tutte e due le parti. Devo andare anche dall'altra parte ora. Prendere il salatino. Dai, dai. Dai, che ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Yes. Da qua. Benissimo. Teniamo la concentrazione, che mancano due frutti più una cinquantina di pack pallini. Ricordo che quando ho finito per la prima volta da piccolo questo gioco, l'unica stella che mi mancava era quella dei pack pallini a questo livello, ed ero al 99%, quindi prendendo questo ho finito tutto al 100%. Fregna di capra. Cazzo, ma se non mantengo la direzione li cado. Me lo prendo nello straculo. Ma voi cacacazzi. Certo che vincere la gara qui sarà semplicissimo, visto che sto perdendo un casino di tempo e quei minchioni stanno ancora al mio livello. Guarda, ecco perché. Qui non è semplice. Andiamo piano qui. E chi va piano va, se ne va lontano. Ma quell'altra parte che minchia, no, là c'è la banana sul 99%. Dai, cane del cazzo, fammi vedere cosa cazzo c'è qui. Nulla. Un bel cazzo, cosa c'è lì? Un bel paio di cazzi. Non solo uno, ma due. Ne mancano 14.
Mancano pochi. Ma la cazzo di banana dov'è? Eccola qua. Cristo, bellissimo. Dammi la prima stella. 12, 30. E anche la seconda stella. Dammi le due belle stelle. Ah, addirittura per l'ultima, vabbè, posso anche arrivare ultimo. Quindi l'ho completato completamente. Ah, non faceva... Non mi dire. Ho preso tutte le stelle a questo livello. Quindi anche se arrivavo ultimo mi dava lo stesso con la stella. Benissimo, grazie. Accetto volentieri il regalo che mi hai fatto. Beh dai, nella prossima parte andiamo avanti con i livelli della Cina. Quindi per ora è tutto. Qui da Bombi di Phoenix. Alla prossima. Spero che vi sia piaciuto questo video. Ciao ciao.